Oggi facciamo una buonissima torta salata con carciofi, prosciutto e pasta sfoglia. È semplicissima da fare e è perfetta anche per pasquetta, perché la possiamo mangiare sia appena sfornata che tiepidina a temperatura ambiente, che è buonissima. A fine video vi voglio raccontare anche una novità bellissima per la quale sono molto felice, ma ne parliamo dopo. Ora vediamo come fare questa gustosissima torta rustica. Eccomi qua! A
Allora, quello che vi volevo dire è che sono stata sorteggiata e parteciperò ancora un'altra volta alla prova del cuoco. Come potete vedere, sono contenta come una Pasqua. Sono felicissima e partecipo sempre come concorrente alla gara finale, nei quarti di finale insomma, e ti fate per me, speriamo di andare insieme in finale o ancora meglio di vincere, che è quello l'obiettivo mio, perché è un bel premio e come sapete se riesco a vincere questo premio cercherò di far crescere questo canale e mi impegnerò ancora di più per tutto quello che riguarda le video ricette, che è la mia passione, e cercherei di fare le cose ancora meglio, come già cerco di farle sempre meglio, però con una risorsa economica ovviamente le cose possono migliorare molto di più. Che dire ragazzi, seguite la prova del cuoco perché a breve ci vedremo lì in diretta e speriamo di non fare figuracce. Tutto qua, un bacione e ci rivediamo prestissimo qua su Ricette di Gabri e su Rai 1 anche. Ciao ciao!